Qual è l'approccio giusto per tenersi stretto l'amante? In questo video parliamo proprio di questo. Vediamo qual è il modo migliore per far sì che l'amante non scappi e tenertelo appiccicato, tra virgolette. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, esperto numero uno in Italia di relazioni sentimentali, più di 500.000 di followers tra tutti i vari social media. Sono laureato in scienze dell'educazione e della formazione con 110 e lode e ho fondato la startup Club Riservato, che mira a fornire i migliori contenuti di crescita personale femminile e che quindi non ha altri eguali. Ma bando alle ciance, parliamo di una situazione e un contesto fra amanti, quindi come risolvere la dinamica fra amanti e tenersi l'amante stretto. Allora, questa ragazza dice: ciao Federico, dopo 10 giorni di silenzio si è fatto risentire, siamo amanti con questa persona. Giorni fa mi ha accusato di andare a letto con altri e mi ha fatto pensare di essere geloso. Se un amante è geloso, non significa che sia preso sentimentalmente. Ragazzi, ricordiamoci sempre questa cosa: non ce la dimentichiamo mai. Mai, non ce la dimenticate mai. Ok? Poi ha messo un cuore su Instagram, io ho scritto che te l'ho mandato io a te, e la sua risposta è stata che non era per me, ma per un'altra persona. E che cosa mi ero messa in testa? È proprio questo il punto. Se tu hai l'amante e pensi di poter sentimentalizzare il rapporto con l'amante, portarlo a una situazione, a una condizione dove semplicemente hai i sentimenti che si sviluppano altro, farai scappare l'amante, cioè lo fai proprio andare via. E tu non vuoi, come stile di vita e come lifestyle, far andare via l'amante se ti vuoi tenere una relazione con l'amante, quindi non vuoi portare il sentimento all'interno della dinamica con l'amante. Dice: poi ha postato un cuore su Instagram. Ah, ok, questo già l'ho visto. Ok, dice che dobbiamo essere solo amici di letto. Esatto, quello che ho detto io, e che se avevo pensato qualcosa in più era un problema mio, non suo. Esatto, quando tu fai capire all'amante questo, peggiora, cioè peggiora il rapporto con lui e la dinamica diventa sempre più tossica. E perché diventa sempre più tossica la dinamica? Perché tu agisci in funzione di ottenere sentimenti e lui agisce in funzione di protezione. Cioè l'amante cerca di proteggere la sua stabilità, la sua sicurezza, e tu invece cerchi di, tra virgolette, arrivare al sentimento che lui vede come una minaccia e quindi lo fai allontanare. Io non gli ho risposto, anche perché non avrei saputo cosa rispondere. Non rispondere, digli semplicemente: ma cosa ti sei messo in testa? Lo sai che per me è un divertimento e anche io la vedo come una trasgressione. Anzi, vorrei che tu non ti mettessi cose strane in testa. Cioè, proprio tu puoi dire all'amante in riflesso la stessa cosa che lui ti ha detto. Mi mette ansia e manda nel panico. Perché nel panico? Perché? Se un uomo è geloso, non significa che gli interessi. Cosa pensi? Cioè, che vuol dire? Ah, mi mette nel panico perché è geloso? No, non è vero, ma che stai dicendo? Se uno è geloso è solo possessione. Possessione è diverso, cioè se sono geloso di mia moglie, non sono geloso perché mia moglie, ah, è cattiva, oddio, allora la amo sicuramente. No, è solo possessione. Poi devo anche dimostrarle amore. È la stessa cosa negli amanti, che in realtà la gelosia non è mai interesse. Cosa devo fare e cosa devo pensare? Quello che ti ho appena detto, ripeto, nelle dinamiche con gli amanti, tu devi sapere che gli amanti non vogliono i sentimenti. E l'errore principale che fate è dare all'amante l'idea che voi volete un sentimento. Tutte le volte interagite con l'amante, tradite e poi sentimentalizzate. La boiata del secolo. Vomitevole, vomitevole. Perché di per sé c'è una non accettazione della trasgressione. È una trasgressione, è un rapporto fra amanti. Di per sé è una trasgressione che l'uomo vede solo per il fisico. Quindi, se tu vuoi tenerti l'amante stretto, devi assolutamente far capire all'amante che vuoi solo quello, nient'altro. Non vuoi altre cose, non vuoi altri rapporti, non vuoi altre relazioni, non vuoi sentimenti, vuoi solo quello. Tu, se cerchi l'amante solo per quello e glielo fai capire, e un uomo capisce che tu sei interessata solo a quello, non avrai nessun problema nel mantenere l'amante. Mentre se l'amante capisce che la tua richiesta è una richiesta sentimentale, lo fai allontanare. Ok? Se l'amante è geloso, ti dice:
ah, ti sto pensando, eccetera, dove vai, con chi sei, con chi fai, non ti interessa, non glielo vuoi dire, anzi, vuoi quasi dirgli: non ti starai mica innamorando? Guarda, che io non voglio niente di serio. Tu devi dire all'amante che non vuoi niente di serio, tu vuoi dire all'amante che non vuoi cose serie. Sei tu che devi dire all'amante questo, ok? Questa è una cosa fondamentale.